Ricordare un'amica con una festa lunga tutto un giorno, tra colori, giochi e musica. Un'idea tanto semplice quanto di successo. Era il 2016 quando gli amici e i parenti di Camilla Innocenti, devastati dal dolore per la prematura perdita, decisero di ricordarla con una festa nella sua San Mommè, un paese collinare in provincia di Pistoia. Ogni anno, grazie alla collaborazione con la Proloco, torna questo importante appuntamento che coinvolge centinaia di persone che salgono dalla città in cerca di una serata diversa da passare al fresco. Sono venuto perché c'è un amico che suona, non mi aspettavo di trovare tanta gente, tanti giovani, ho detto caspita, ma è bello! Che va bene per tutti, bambini, ragazzi, uomini, donne, poi a un certo punto arrivano ragazzi più grandi perché è organizzata perfettamente, perfettamente. È bellissima, non è la prima volta che vengo, tanta gente, bella, giovane, tanta festa, meno male. Alle 4 del pomeriggio con tutti i preparativi delle giornate precedenti per arrivare a questa giornata con l'adrenalina molto alta, anche perché è in ricordo di una ragazza del nostro paese e di tutti coloro che ancora se la ricordano. Non potrei chiedere di meglio, è veramente un evento unico e splendido e tutti gli anni lo facciamo con piacere. L'edizione 2024 ha visto un ricco programma proprio presso il cosiddetto Pratone intitolato a Camilla. Dopo il pomeriggio passato con l'animazione per bambini a cura dell'MFA Group, la serata si è animata con il soul della band pistoiese Blues & Jetta, per poi concludersi con il concerto di Floridi, un altro giovane cantautore pistoiese in ascesa nel panorama indie pop italiano. Al ricordo però si aggiunge anche la solidarietà. La formula della festa perfetta si completa così con la donazione del ricavato a un ente benefico. Quest'anno la scelta è ricaduta sull'ente Campo San Piero, presente alla festa con il suo gruppo di rappresentanti che negli ultimi anni sono diventate delle vere e proprie star sui social. Io porto avanti un progetto rivolto all'inclusione sociale e alla solidarietà, dove l'obiettivo è creare amicizie tra persone con disabilità e senza disabilità. E quindi quale momento migliore se non un momento conviviale come questo per fare aggregazione e creare momenti di spensieratezza, amicizia? Starnuto!